James, poco prima di morire, mio padre mi disse che la cosa più difficile dell'essere adulti è difendere i valori che contano. Onore, libertà, giustizia, famiglia. Sono cose sacre. Viviamo seguendo un codice, un'etica. Tutti lo fanno. È una linea invalicabile. È questo che ogni volta ti riporta a casa. E credimi, tutti vogliono tornare a casa. Tuo padre era un uomo in gamba. Crescere senza di lui sarà dura. Farà male. Ti sentirai solo, come in mare aperto, senza terra in vista. Ricordati, il suo sangue scorre nelle tue vene. Il codice che ne ha fatto l'uomo che è stato è lo stesso codice che farà di te un uomo. La sua forza, i suoi valori vivono in te. Come i personaggi di quegli strani dipinti che tuo padre ammirava, noi siamo uomini fatti a forma di scatole che contengono sconfitte, trionfi, dolore, speranza e amore. Nessuno è più forte di colui che sa controllare le sue emozioni e il suo passato. Sfruttali per scrivere la lettera più importante della tua vita. Al tenente Engel! Prima di morire, tuo padre mi chiese di consegnarti questa poesia del capo indiano Tecumseh, un uomo che ammirava molto. Gli dissi che ne avrei fatto un aeroplanino di carta. E credo sia quello che sto facendo, portandola da lui a te. Vivi in modo che la paura della morte non entri mai nel tuo cuore. Non attaccare nessuno per la sua religione. Rispetta gli altri e le loro idee e chiedi che essi rispettino le tue. Ama la tua vita, migliorala sempre e rendi belle le cose che ti dà. Cerca di vivere a lungo e di servire il tuo popolo. E quando arriverà il tuo momento, non essere come quelli i cui cuori tremano e gli occhi piangono e pregano per poter avere ancora un po' di tempo per vivere in maniera diversa. Canta la tua ultima canzone e muori come un eroe che torna a casa.